Parlo spesso di come essere produttivi da casa e in molti mi avete chiesto di fare un passo indietro e spiegare come si può lavorare da casa. Come sempre, ogni vostro desiderio è un ordine. Quindi pronti? Sigla! Personalmente sono partita da un semplice blog sulla SEO, dove con brevi video settimanali raccontavo quello che funzionava nel mondo del posizionamento dei motori di ricerca. Una noia. Dico un semplice blog perché era davvero semplice. Quando sono partita avevo pochissimo tempo a disposizione, visto che di giorno lavoravo in un ufficio, non avevo budget e potevo contare su pochissime conoscenze tecniche. Così sono stata costretta a darmi delle priorità e ho scelto di concentrarmi su ciò che sapevo fare meglio. Forse l'unica cosa che sapevo fare, creare e pubblicare contenuto di valore. Il non preoccuparmi troppo delle apparenze, concentrandomi soprattutto sulla sostanza, è stata una scelta che ha rappresentato l'inizio di qualcosa di inaspettatamente grande. Quando cominci, look e design non sono necessariamente i fattori che faranno la differenza, e a volte non la fanno nemmeno in seguito, ma questa è un'altra storia. Ora, prima di lasciare il mio posto fisso e cominciare a lavorare da casa, o da dovunque volessi peraltro, full time, ho naturalmente pianificato una fase di transizione, dando tempo al mio blog di decollare e di cominciare a diventare remunerativo. I video hanno cominciato a posizionarsi in una nicchia che, per quanto piccola, era super appassionata all'argomento. E così ho cominciato a rendermi disponibile per delle piccole consulenze, con i cui proventi ho cominciato a finanziare un po' di pubblicità a pagamento per il corso digitale sulla SEO in PowerPoint che nel frattempo avevo creato dalla mia camera da letto. Era perfetto? Tutt'altro! Era utile? Oh sì, e non solo, era anche incredibilmente semplice rispetto ai noiosissimi trattati sulla SEO, dotati del magico potere di farti addormentare meglio di un triplo sonnifero. La prossima volta che non riesci a dormire, sai qual è la soluzione. Quindi, step numero 1. Comincia offrendo del contenuto di valore senza chiedere nulla in cambio. Non sei ancora nella posizione di poter chiedere nulla quando cominci. Condividi con costanza e fallo bene. Meglio se lo fai in un modo diverso dal solito. Quando ho cominciato ero praticamente sconosciuta nel settore. Per di più, ero una donna che si stava facendo strada in una nicchia tuttora dominata da un sacco di uomini, figurati un po' te. Potevo lasciar perdere, convinta di non avere chance, invece ho spostato l'attenzione su quello che mancava, cercando di capire che cosa potessi fare di unico con le risorse che avevo a disposizione in quel momento. Ed è stato a quel punto che ho cominciato a parlare di SEO su YouTube, cercando di rendere una materia piuttosto pallosa un po' più fresca e leggera. Quei video non hanno mai raggiunto masse enormi di persone. Molto, molto meglio. Hanno raggiunto un pubblico ultra qualificato, pronto ad affidarsi alle soluzioni che avrei proposto di lì a poco. Come vedi, a volte la dimensione non conta. Step numero 2. Per cominciare a generare una piccola rendita da cui partire, offri servizi di consulenza a pagamento per chi tra i visitatori al tuo sito vuole approfondire con la tua guida diretta. Una delle figure più ricercate sul mercato del digitale oggi, tanto per fare un esempio, è quella dell'assistente virtuale, ossia qualcuno che possa aiutare piccoli imprenditori ad organizzare e gestire il lavoro quotidiano, così che possano dedicare un pochino più di tempo a crescere la propria attività. Ma potresti anche lavorare come traduttore, web designer, copywriter, insegnante di lingua. Qualunque cosa tu scelga, se parti da zero, mi raccomando, prima preparati. Entrare in una nicchia allo sbaraglio solo per i possibili benefici senza nemmeno sapere di cosa parli sarebbe controproducente per te e per chi scegliesse di seguirti. Step numero 3. Visto che un servizio di consulenza dipende sempre da te ed è difficile da crescere senza impazzire, puoi creare un programma digitale sulle tue conoscenze tecniche che possa essere venduto ad un bacino un pochino più ampio di persone. In questo modo puoi proporre un corso a pagamento accessibile in qualunque momento dal tuo sito e le tue consulenze possono diventare un servizio aggiuntivo. Naturalmente ad un costo maggiore, visto che ne va del tuo tempo. Se scegli di renderti disponibile come assistente virtuale, seguendo l'esempio di prima, integra quello che hai studiato per prepararti al lavoro e la tua esperienza con le consulenze dirette in un corso a pagamento per altre persone che vorrebbero seguire il tuo stesso percorso, ma magari non sanno da dove partire. Ora, fammi subito mettere in chiaro una cosa importante. Questo è solo uno dei tanti modelli che puoi seguire per ottimizzare il tuo lavoro da casa. È il modello che ha funzionato per me, ma le varianti sono infinite e non c'è giusto o sbagliato in termini assoluti, c'è solo quello che funziona per te e lo puoi trovare soltanto provando. Adesso però, perché se stai aspettando il momento in cui ti sentirai davvero pronto o pronta, quello in cui tutto sarà perfetto, buona fortuna, perché non arriverà mai. C'è però una buona notizia. Ogni cosa che facciamo può essere migliorata. Woohoo! Non serve essere subito perfetti.
Possiamo partire e poi continuare il nostro work in progress. Ok, prima di lasciarti alla pianificazione della tua avventura, alcune considerazioni importanti. Numero 1. Lavorare in remoto non significa che devi per forza lavorare da casa. Puoi lavorare dove vuoi, il che sicuramente è un grande vantaggio, ma porta con sé anche una grande sfida. Diventa molto più difficile staccare. Portarti il lavoro in spiaggia non è una grande ambizione, a mio avviso, quindi ricorda di pianificare con molta attenzione le tue pause. Ops, sono vestita da casa. 2. Lavorare in remoto non è per tutti. Quando non hai degli orari prestabiliti da seguire, diventa essenziale acquisire un'autodisciplina ferrea e una capacità di organizzare il tuo tempo. E non tutti sono disposti ad acquisire queste condizioni imprescindibili per avere successo. Numero 3. Lavorare in remoto presenta senza dubbio delle sfide inusuali, ma non per questo riduce le tue opportunità di crescita. Io sono partita da sola con un semplice blog e ora ho un team di validi collaboratori con cui ho lanciato moltissimi progetti di successo e siamo tutti sparsi in giro per il mondo. Se hai già un progetto che hai già cominciato a crescere sul web e che vorresti potesse raggiungere più persone mentre tu riesci a recuperare un po' del tuo prezioso tempo, ti ricordo che puoi iscriverti alla waiting list di Biz Academy, la nuova business academy italiana tutta al femminile per crescere sul web un progetto in cui credi in modo autentico e proficuo senza sacrificare la tua libertà. L'unica academy dove avrai l'opportunità di unirti ad una tribù di donne creative e brillanti pronte a mettersi in gioco con te, a sostenerti ad ogni passo. È l'unico posto dove potrai avere accesso direttamente a me. Ti affiancherò passo passo alla crescita del tuo progetto. Il link lo trovi qui sotto. Ti è piaciuto questo video? Allora non dimenticare di iscriverti al canale e di condividerlo con tutti i tuoi amici. E se sei alla ricerca di ulteriori risorse per migliorare la tua vita, non aspettare un secondo di più e vieni a trovarmi su ceciliasardeo.it per accedere ad ulteriori strumenti pratici che condivido solo via mail. Fino al prossimo episodio, un grandissimo abbraccio di luce.